Buonasera, buonasera a tutti. Questa è la nuova puntata di Talk. Dopo una breve pausa, torniamo con il nostro consueto appuntamento. Torniamo naturalmente con il nostro segretario nazionale, Ivano Giacomelli. Ciao Ivano. Buonasera, buonasera. E con l'avvocato Eleonora Coletta, che è la vicepresidente delle vittime Covid Muscat di Taranto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, avvocato. Avvocato, io le faccio la prima domanda. La prima domanda è, lei ha scritto un libro. Ci parli un po' di questo libro, di cosa parla, anche se, insomma, il titolo già della sua vicepresidenza, insomma, dell'associazione di cui fa parte, ci racconta un po' di che cosa parliamo. Il libro l'ho scritto partendo da quello che mi è accaduto personalmente, perché nel marzo del 2021, in terza ondata Covid, io ho perso mio marito di 56 anni e mio padre di 74 a distanza di 2 giorni, uno il 16 e l'altro il 18 marzo, ricoverati per Covid, ma come io scrivo nel libro, non morti di Covid, ma di tanto altro e di quello che narro nel libro. Il libro si chiama Canale Terminale, poi se avrò modo spiegherò anche da dove nasce questo titolo abbastanza macabro, ma così corrispondente alla realtà. Il libro è la storia di quello, lo spaccato di quello che è accaduto a Taranto, nell'ospedale Moscati di Taranto, durante la pandemia, la seconda e la terza ondata, che poi, ahimè, ho scoperto essere non solo una cosa che era accaduta a me e ai miei familiari, ma a tantissime altre persone. E avendo provato sin da subito a chiedere aiuto alle istituzioni per avere una verità, per capire che cosa davvero stesse accadendo in quell'ospedale, e avendo trovato solo porte chiuse, anzi, spesso anche azioni che direi quasi vessatorie, ho deciso di scrivere il libro. Il libro è un grido di dolore, un grido di verità e un grido di giustizia. E con me a questo grido si sono unite tante persone, tanti familiari delle vittime. Questa è la ragione per cui io scrivo il libro, perché la gente sappia quello che è accaduto. Senta, il titolo è molto suggestivo, no? Cioè, canale terminale, parlando di sanità, ci spieghi appunto perché canale terminale. È un po' una provocazione perché ovviamente voglio proprio iniziare a entrare nel merito un po', delle questioni, non soltanto personali, perché, penso che la sua vicenda purtroppo è un'esperienza che lei ha vissuto in prima persona, ma che è un'esperienza collettiva che tanti altri hanno vissuto. Sì, il libro, il titolo Canale Terminale, più che una provocazione, è un prendere atto di quello che è accaduto ed è un titolo che non do io al libro. L'espressione che il direttore generale della ASL di Taranto dà alla rianimazione dell'ospedale Moscati. Quando io inizio a rendermi conto, perché io ero malata, sono stata io ad infettare mio marito, mio padre, mia madre, le mie figlie, tutti quanti. Ed ero malata, ero a casa, noi stavamo abbastanza bene. Mio marito si ricovera per in via precauzionale per fare degli esami, la TAC, per vedere come stesse andando. Io faccio una premessa: io ero avvocato della ASL di Taranto, per cui tutto sommato avevo anche un canale preferenziale anche nella scelta del ricovero. Però devo dire che durante la pandemia avevo praticamente, come poi ho scoperto essere per tante persone, un po' il cervello obnubilato da quello che c'era stato per mesi, e era già un anno, detto, quindi c'era stato indotto, eravamo tutti terrorizzati, terrorizzati dal Covid. Lei si riferisce, diciamo così, alla campagna Alla campagna. preventiva sul Covid, l'infezione da Covid, Sì, sulla blocco paura c'era. della vaccinazione, insomma, tutto questo Sì, c'era mondo. un terrore diffuso che il Covid fosse veramente
la paura di morire. Per cui, se non fosse stata per questo terrore, io non avrei mai consentito ai miei cari di andare in ospedale. Io mi sono fidata, anche perché ci lavoravo. Mi viene detto: venite, fate degli esami e ve ne andate a casa. Anche io dovevo andare, però, avendo tre ragazze, ho detto a mio marito: vai tu, quando torni vado io. Durante la degenza, che è stata un precipizio, perché mio marito è entrato, mi hanno detto: tuo marito sta bene, ha la PCR bassa a 8, non ti preoccupare. Io dico: scusate, siamo in terza ondata, fategli il plasma. No, al plasma noi non crediamo. E fategli il monoclonale. No, no, il monoclonale è solo ad uso compassionevole. Non ti preoccupare, ce la vediamo noi. Questo non ti preoccupare si è tramutato che io non l'ho mai più sentito né più visto. Mio marito aveva 56 anni. Era un uomo che era in salute, salvo poi in cartella trovare scritto che avesse di tutto di più. È stato dipinto come un uomo super malato, questo per giustificarne poi comorbilità e quindi il decesso. Quando mio marito muore, è come se mi fosse aperta tutte le nubi e ho capito che effettivamente non era stato assistito. Per cui da subito ho chiesto le cartelle. Ho scritto al presidente Emiliano, presidente della Regione Puglia, ho detto: ma la tua regione, la sanità della tua regione è inesistente, non avete fatto TAC, non avete somministrato farmaci. Lui mi risponde e mi dice: signora, lei vuole l'immortalità. Il Moscati è tra i migliori ospedali al mondo. Conoscevo suo marito, lo rivedrò in un'altra vita. Questo è in sintesi il messaggio che mi manda. Io chiedo le cartelle, purtroppo nelle cartelle ritrovo quello che avevo avuto timore di trovare. Avrei tanto voluto, desiderato trovare che era stato fatto tutto, che avevano fatto gli esami, che avevano fatto le terapie, che era stato assistito. Invece trovo un disastro. Stesso dicasi, mio padre muore 2 giorni dopo. Aspetti, aspetti, questa è una parte che ci interessa molto. Che significa trovo un disastro? Un disastro nel senso che non sono state somministrate terapie, non sono stati fatti esami diagnostici, non è mai stata fatta una TAC. Cioè, hanno diagnosticato, diciamo, un'infezione da Covid e quindi. E quindi hanno aspettato ossigeno, ossigeno a go-go e basta. Senza E nessun quindi trattamento, neanche quelli che erano stati autorizzati dall'AIFA. a mio marito è stato somministrato il Remdesivir, a mio padre neanche quello perché dicevano che era vecchio, aveva 74 anni e quindi non potevano fare terapia. E poi a un certo punto in cartella io scopro che iniziano a somministrare un farmaco che è un antibiotico peculiare che viene dato nelle infezioni correlate all'assistenza senza che vi sia traccia di un'infezione correlata all'assistenza. Si riferisce a infezioni ospedaliere? Sì, alle infezioni ospedaliere, che poi, Ma dopo quindi aver. diciamo così, nel suo dubbio è che insomma è entrato per un'infezione da Covid e che in realtà poi si siano incardinate sovrainfezioni. Assolutamente, non è un dubbio, perché io da prima lo manifesto come dubbio, perché io deposito una denuncia in procura. E poi, dopo 6 mesi dalla morte di mio marito e di mio padre, ho ricevuto a casa una busta con dentro degli esami ematici e culturali dai quali si evinceva che entrambi avevano contratto delle infezioni ospedaliere, esami che non erano acclusi alla cartella clinica. E un Fatto gravissimo questo. fatto gravissimo, io ho fatto anche un'integrazione di denuncia, poi ho scoperto che, perché quando io ho cominciato a parlare, a denunciare anche a mezzo stampa questa cosa, tanti mi hanno scritto, tante persone che avevano taciuto mi hanno scritto, abbiamo fatto accesso alle cartelle cliniche, era all'ospedale, Riferito all'ospedale, cioè all'ospedale. a quell'ospedale. E Quindi quindi arrivo a quello che lei mi ha si chiesto. riferisce a questo ospedale e quindi all'esperienza che voi avete vissuto in questo ospedale. Le dico questo perché quello che lei mi sta raccontando, noi l'abbiamo trovato in tante altre realtà, soprattutto in epoca Covid. Dopo le prime ondate di morti, qualcosa non c'è più tornato. E abbiamo cominciato a invitare i parenti
a fare denuncia perché era necessario capire meglio cosa era successo. Come lei ricorderà, molti parenti non hanno proprio più visto i propri Anche parenti, io. nel senso non avevano contatti, in quei rari casi in cui sono riusciti ad avere un contatto telefonico. Comunque è stato narrato di situazioni di assoluto disinteresse. Io posso In dirle che qualche mio... caso, ecco, dica scusi, eh. No, scusi se l'ho interrotta, ma mio marito è stato intubato dopo 2 giorni, quindi io non avevo più possibilità di parlarmi, mentre mio padre, che è stato intubato dopo 15 giorni, nelle cartelle leggo paziente sofferente, l'hanno lasciato abbandonato a se stesso. Papà mi scriveva aiutami. Sono 3 ore che chiedo l'acqua, nessuno viene, non c'è nessuno, sono come dei bambini che girano e non sanno fare niente. Papà non è stato mai cambiato per 15 giorni, ci hanno restituito le robe intonse e quelle che aveva addosso erano in uno stato penoso. E io avevo fatto questo preambolo per dire che quando io dico quell'ospedale è un ospedale sul quale dovete verificare perché muoiono tutti. Mi viene detto che aveva una percentuale di morti della rianimazione altissima, superiore al 90%. Il direttore generale dice: è chiaro che muoiono, lo dice candidamente in un'intervista a Telenorma, che è una rete Sì, conosco. del Sud, e dice alla giornalista: e beh, che volete? La rianimazione è il canale terminale delle cure. Senta, ha fatto una segnalazione al Ministero della Salute perché quando vi sono questi, diciamo così, questi picchi di mortalità in un reparto, scatta immediatamente perché quello che ha detto il direttore sanitario. Mi sento proprio di smentirlo in maniera plateale, non è assolutamente vero. Le percentuali di morte, anzi, sono uno dei sistemi di vigilanza, proprio la percentuale dei soggetti che muoiono in un reparto e quindi quando vi sono dei picchi dovrebbe scattare immediatamente l'allarme. In questo caso addirittura potremmo arrivare a ipotizzare che vi era in corso un'infezione ospedaliera importante proprio nel reparto dove appunto non dovrebbe esserci, che è quello di rianimazione. La segnalazione l'ho fatta al ministro Speranza, è stata fatta un'interrogazione parlamentare dall'allora onorevole Gemmato, attuale sottosegretario alla salute, che è caduta nel vuoto. Cioè, se si parlava dell'ospedale Moscati, anche una trasmissione nazionale, quella di Giordano, faceva trasmissioni ogni martedì sul Moscati a partire da novembre del 2020. C'erano denunce depositate da infermieri stessi del 118, dalla NAO, che è il sindacato dei medici, tutte cadute nel vuoto. Io dico, se solo le avessero sentite, mio marito e mio padre sono morti a marzo del 2021 e come loro sono morte circa 500 persone dopo il Ma dicembre la del 2020. procura non ha fatto nulla, non ha fatto un'indagine Io a sono ancora in proprio. attesa di quelle denunce, no, io non ho traccia, né sono io la querelante. Della mia sono in attesa, sono passati 2 anni e mezzo e sono in attesa di avere notizie. Visto che sei una collega, quindi mi permetto di farti questa richiesta. Hai fatto, immagino, la richiesta il 335, quindi sai chi è il PM. Non so chi è PM e... E il PM non ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche dei deceduti, dei decessi. Non ho accesso chiaramente al fascicolo coperto dal segreto. So, perché l'ho visto del 335, che è stato aperto come modello contro ignoti, sebbene io abbia Va indicato. bene, quella sai, è una modalità per non incappare, diciamo, nelle decadenze di indagine, no? Contro ignoti, poi. Ma anche magari non consente alla parte di partecipare alla CTO, no? E non consente alla parte, quello sì, anche quello, cioè, sono, diciamo così, furbizie nei gangli della procedura. Il problema delle CTU io ritengo essere uno dei più grossi in questa questione, perché i medici
Io ho avuto fatto tanta fatica a trovare un collega che mi assistesse. Quattro colleghi mi hanno lasciati nel penale. Colleghi avvocati o colleghi Avvocati, medici legali? avvocati, Avvocati. colleghi avvocati mi hanno lasciato in quattro nel penale. Adesso ho trovato uno studio che sul civile mi assiste, però è faticoso perché si sta aprendo uno squarcio sulla verità, ma è uno squarcio difficile, è uno squarcio complicato. Premesso che naturalmente noi dimostriamo la nostra assoluta disponibilità e la nostra azione può essere anche rilevante, diciamo così, ma e quindi questo poi ce lo vedremo naturalmente, però massima disponibilità. Ti volevo chiedere questa cosa. Noi da un pochino di tempo, per la verità proprio da subito dopo Covid, nelle attività che ha fatto l'associazione, uno dei temi di lavoro dell'associazione è quello della malasanità. Però abbiamo seguito la vicenda della malasanità proprio come l'errore sanitario, l'errore medico, la negligenza e quant'altro. Ma quello di cui ci stiamo invece rendendo conto, e su questo è la mia domanda, e te ne chiedo se anche tu hai avuto questa percezione, che si è perso quello che una volta veniva chiamata umanizzazione dei servizi. Cioè, mi confermi questa dalla tua esperienza, È naturalmente. proprio questo quello che io voglio evidenziare col libro. Infatti, sul libro c'è scritto Vedova di mala sanità, ma più che mala sanità, io direi mala umanità. Perché? Perché io, quando sono morti mio padre e mio marito, ho scritto un messaggio ai medici che li avevano in cura, che io conoscevo benissimo e che da avvocato dell'ente avevo difeso tante volte. E gli ho scritto, se in quei letti ci fossero stati, erano tre uomini, quindi ho scritto, ci fosse stata tua moglie e tuo padre, avresti guardato quelle persone pensando che erano delle persone, dei pazienti da assistere, ma non erano né tua moglie né tuo padre. E quindi erano dei numeri che per il Covid, tu, Ivano, mi insegni, erano anche dei soldi, che corrispondevano a un contributo che veniva corrisposto all'ospedale. E io, dai messaggi che mi ha dato mio padre, da quello che mi hanno detto gli altri familiari delle vittime, a cui sono spariti oggetti personali, i cellulari sparivano anche due o tre telefonini a paziente, persone sgridate, abbandonate a se stesso nelle feci, nelle urine, ha evidenziato una totale assenza di umanità. E queste persone sono state lasciate morire nella totale solitudine, nell'abbandono più assoluto. Quando io chiamavo per chiedere di mio padre, dicevo scusate, basta, mi gridavano al telefono, suo padre è vecchio, ancora con Coletta non l'ha capito che deve morire. Cioè, era a una persona. Un girone infernale. Infatti il libro è diviso in tre gironi. E l'ultimo è il canale terminale. E c'è la storia di un signore, il papà di Angela, che è un'altra collega avvocato, che il medico la chiama e lei grida al telefono: tuo padre non vuole tenere la mascherina, adesso muore, vuoi vedere che muore? Poi le chiude il telefono. Dopo un poco lei richiama pensando che il papà le rispondesse. E lui le dice: ti avevo detto che moriva, è morto, e le chiude il telefono. La dinamica era questa, agghiacciante ma reale purtroppo. E quando. Tutto questo, anche il presidente della regione, che almeno da quello che va dichiarando, cioè, mostra, diciamo così, sia per esperienza professionale sia per sensibilità politica che ha manifestato, in realtà si è mostrato abbastanza disinteressato. Anzi, da quello che mi racconti, quasi protettivo della struttura. Assolutamente protettivo, perché anche al mio direttore generale, che io ho difeso quello che era in carica per 7 anni, io gli ho detto: verifica che sta accadendo. Non ho detto sono assassini, li hanno uccisi. Ho detto verifica perché non muoia più nessuno. Ma
né lui né Emiliano. Io scrivo ad Emiliano, lui mi risponde dopo 10 minuti. Quindi, e mi dice, è tra i migliori ospedali al mondo. E il direttore generale non fa nessuna verifica, nessuno dice, ma questi hanno ragione, forse davvero sta succedendo qualcosa. Se c'è una percentuale di morti, chi entra muore. Noi eravamo in 8, nella mia famiglia malati. Sono morti solo mio padre e mio marito che sono andati in ospedale. Io sono una paziente oncologica, sono rimasta a casa e sono viva. Mia madre aveva avuto un ictus, è rimasta a casa ed è viva. Quindi c'era un problema in ospedale, c'era qualcosa che generava una. Tu hai fatto la denuncia, poi hai anche sottoposto a una valutazione medico-legale. Sì, ho sottoposto le cartelle a una Se posso valutazione. chiedertelo, ecco, se, in breve, l'esito medico-legale, di cosa ti parla? Ti parla di questa infezione ospedaliera? Come fine l'infezione ospedaliera, ma precedentemente l'assenza di C'è esami una diagnostici. parabola discendente di Una parabola degrado che alla fine poi porta a naturalmente il questo. soggetto indebolito rimane esposto Cioè, è all'infezione. stata sbagliata proprio, era sbagliato l'approccio perché vi era un lassismo, un'arrendevolezza e Covid, a prescindere non si faceva niente perché si moriva. Io ti dico, mio marito. Il secondo giorno che arriva, loro gli mettono Senti, l'ossigeno. però questa curiosità te la devo chiedere, mi devi perdonare, però cioè, un uomo giovane, sostanzialmente, mi hai detto assolutamente sano, era andato lì per un controllo, in 3 giorni intubato, cioè è stata una progressione. Un precipizio. Lui non i 3 giorni, è stato intubato dopo circa 36 ore dall'arrivo. Lui arriva alle 13 del 3 marzo, alle 14 dopo gli esami ematici, mi chiama il primario e mi dice: tuo marito sta bene. Io gli dico: fagli il plasma, no, fagli il monoclonale, no. E dice: non ti preoccupare, me la vedo io. E gli mette l'ossigeno senza che ci fosse una reale esigenza di ossigeno. Alle 20, alle 36 ore, mio marito dice: mi fa male il petto. Mi chiama. E lo dice ai medici, e i medici correttamente chiamano il cardiologo pensando che sia un problema cardiologico. Il cardiologo dice: non è il cuore, dovete fare la TAC. C'è un problema al polmone, che può essere un'embolia, un pneumotorace, chiaramente era sotto ossigeno. Sappiamo tutti che la conseguenza principale dell'ossigeno può essere proprio un pneumotorace. E dice: fate la TAC. E loro cosa fanno, Ivano? Non fanno la TAC e lo mandano in rianimazione. Così Arriva in rianimazione, i medici della lo rianimazione intubano di prassi, così. no, fanno peggio. Arriva in rianimazione, non verificano che c'è una richiesta di TAC, vedono che non respira, derubricano a Covid e gli mettono il casco con l'ossigeno a 100 volumi. La notte scoppia il polmone. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: lo abbiamo intubato e non capiamo perché non respira. E io dico: ma avete fatto gli esami? No, tra un po' facciamo i raggi. E loro a quasi 48 ore fanno i raggi e non la TAC. E c'era il pneumotorace. Ma oramai lui era intubato, ovvero era nel canale terminale, e dopo 10 giorni è morto. Questo è accaduto. Quindi c'è una negligenza. Perché se tu chiami il consulente, il Guarda, cardiologo. però non so, Scusa, io. negligenza, dici, io poi seguo proprio, diciamo, professionalmente molto questo settore, però sai, negligenza può essere legata al fatto che tardo un esame. Ecco, il quadro che tu mi stai rappresentando in realtà è non di negligenza, ma di un disinteresse. Un E poi la lassismo. cosa che mi è venuta subito in mente, per avere una progressione così rapida, il primo sospetto che avrei cercato di verificare se fossi stato un dirigente della ASL è se nelle tubature dell'ossigeno vi erano sacche di infezione, cioè batteriche, che venivano trasmesse attraverso, perché questo è il primo segnale, quando vi è un picco di questo tipo.
La prima cosa che fai, no? Controlli o i rubinetti dell'acqua, i rubinetti dell'ossigeno, perché sono questi che sono quelli che possono, Veicolo. i veicoli, no? Dove possono meglio insediarsi, soprattutto i batteri. Ma esami culturali sono stati fatti successivamente? Il tipo di battero è stato individuato? Mio marito due, anche mio padre due, Klebsiella, Enterococcus faecalis, ce n'erano più di qualcuno. La Klebsiella, peraltro, diffusissima. La cosa che mi ha fatto poi più terrore quando io ho ricercato i documenti per scrivere questo libro, perché per scrivere il libro mi documento tanto, e scopro che la NAO, sin dal marzo del 2020, ovvero un anno prima della morte di mio padre e mio marito, scrive circa ogni 2 mesi alla ASL dicendo: guardate, la rianimazione è piena di batteri, fate qualcosa, c'è la Klebsiella, e non viene fatto nulla, assolutamente nulla. Io mi documento e questo l'ho preciso perché quando io deposito la denuncia per la morte di mio marito e mio padre, contestualmente la ASL de deposita una denuncia per diffamazione a mio carico, a mio Beh, queste e di sì, mia guarda. figlia. E di mia figlia di 18 anni, che aveva fatto una petizione per avere giustizia sui morti del Moscati, che aveva raccolto in 40 giorni 7.000 firme. Una ragazza di 18 anni viene querelata per diffamazione e, pensa Ivano, per procurato allarme. Loro provano a zittirmi, per questo io scrivo il libro. La denuncia Guarda, mia è ancora permettimi di sull'attivazione. insistere sul fatto che quello che mi stai dicendo mi fa rabbrividire, sinceramente. E permettimi di insistere sul fatto che, insomma, hai tutto il nostro appoggio. Quindi, se vorrai proprio utilizzare l'appoggio dell'associazione, sarà da questo punto di vista completo. Ti finisco di dire che la mia denuncia, come detto prima, è da 2 anni e mezzo sotto indagine. Io e mia figlia siamo state generalizzate dopo 9 giorni dal deposito della denuncia per diffamazione. E quindi questo per dare la misura di quello che sul Covid è accaduto. Guarda, se può farti sorridere questa cosa, Davide potrà confermartelo ogni tanto. Adesso, per la verità, hanno perso un po' il vizio perché tendevo reagivo, diciamo, a queste cose. Però ogni tanto mi facevano citazione per milioni di euro, mi chiedevano di danni, cose di questo genere. Naturalmente le hanno sempre perse tutte. Davide, mi confermi che ogni tanto facevamo le battute, questa volta quanto ti chiedono, no? Quanti milioni No, di euro? in realtà la battuta te la faccio io, perché a me invece la facevano per una decina di migliaia di euro, e io, tutto impaurito, ti chiamavo e ti dicevo: guarda che m'hanno querelato. E tu: È vero, per ah, ma 10.000 euro. sì, una querela non si nega a nessuno, grazie Ivano. Questo è l'atteggiamento del mio presidente, che mi conforta ogni volta in questo modo. Comunque io sono abbastanza sconvolto da quello che ho sentito dire da... Scusami, ti do del tuo, Eleonora. Certo, come vuoi. Umanamente sono veramente, perché io ho ancora, per fortuna, un papà, e quindi sentire queste cose mi colpisce molto. Siamo arrivati più o meno alla fine del talk. Vi ho lasciato parlare tutto il tempo, non vi ho voluto interrompere perché era una cosa molto, molto, molto anche toccante. Ivano, noi abbiamo appunto detto, scusate, mi sono andato un po' nel pallone, e abbiamo detto che appunto saremo disponibili per sostenere questa battaglia. Io ne sono molto contento, è una delle cose che mi ha fatto appassionare di questa associazione. E a questo punto volevo ringraziare l'avvocato Coletta e Eleonora per la sua testimonianza. Ringrazio anche Ivano, e io la chiuderei così, perché Io quello che volevo dire sento è... una cosa che ci tengo. Go. Purtroppo Maria Giovanna Maglie, che mi ha fatto la prefazione al libro, non c'è più. Però lei per prima ha creduto a questa battaglia. Io l'ho incontrata per caso a Verona e
E lei ha sentito qualche mese dopo che è morto mio marito e mio padre, ha sentito la mia storia e da subito mi ha detto: io ci sono e combatterò con te. E devo dire che purtroppo la sorte non l'ha aiutata, ma lei ha scritto la prefazione del libro che era già in ospedale. E se voi avrete avuto modo di leggerla, la prefazione raccoglie in 2 pagine davvero tutto il dolore che io ho provato a esprimere in questo libro e proprio il desiderio che la verità venga fuori. Eleonora, questo è il momento, diciamo così, della battaglia, della lotta, perché noi lo diciamo spesso, quello che è stata la nostra esperienza deve servire a far sì che non si ripeta per gli altri. Questo, diciamo così, è il miglior apporto che possiamo fare. E guarda, io ti confermo nuovamente la nostra piena disponibilità e tra l'altro in sede di talk non abbiamo mai dato questa disponibilità perché insomma non capitava, ma in questo caso facciamo proprio uno strappo alla regola. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo, anzi, Grazie. mi permetterò di contattarti nei Assolutamente prossimi sì. Certo. giorni e così magari noi abbiamo anche la facoltà di muoverci in autonomia, tra virgolette. Questo è quello che diciamo così abbiamo anche possibilità di fare. Ci possiamo coordinare ed essere di sostegno assolutamente per questa battaglia. Grazie, Comunque, grazie. complimenti per il coraggio perché insomma stai passando un momento pazzesco, come posso dire? Assolutamente sì, purtroppo, perché ho comunque 3 figlie da crescere. Io sono andata via dalla ASL, adesso sono avvocato dell'INAIL perché non potevo più rimanere lì. Però non è semplice questa battaglia, devo dire la verità. E noi che facciamo questo mestiere sappiamo bene che dobbiamo credere nella giustizia, ci dobbiamo credere, ma non è facile. Diciamo così. Sono d'accordo con te, dobbiamo crederci, ma non è facile. Non è facile. Grazie ancora. Grazie a Anche lui. voi. Vita Grazie. migliore. Grazie mille a tutti Grazie. e alla prossima puntata di Talk. Chiuderei così. Grazie mille, davvero. Grazie.